insomma, quanti anni come capitano tra Elegante e Valdagno, insomma, tu sei una, tra i più esperti, penso qua della platea. Non è no, 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 sei più esperto, no? Non mi permetto, Mattia, e anche perché hai visto e fatto vedere quest'anno, insomma, grandi numeri, anche mi ricordo che più giornate è il capocannoniere della Serie A, quindi insomma, non è che era questo. Comunque, Valdagno, anche il Valdagno ha rinforzato la squadra, ha investito molto con l'allenatore Diego Mir. Cosa puoi dire, insomma, di una stagione che è finita purtroppo male, l'ultima, come ha detto Schiatti, il discorso del Covid, ma come pensi che possa andare questa stagione per voi? Sì, dopo un'attenta analisi abbiamo capito che dobbiamo fare il contrario dello scorso anno, fare molto male in andata e molto male in ritorno. No, l'anno scorso è stata un po' travagliata per svariati motivi da gennaio in poi, speriamo che quest'anno sia sicuramente meglio. Abbiamo cambiato un po' di giocatori e quindi siamo un po', secondo me, anche rafforzati. Quindi l'idea è quella di restare attaccati al gruppetto un po' più attrezzato e poi vedere come va. Insomma, ci sono due talenti giovani che sono arrivati nella nostra squadra e che anche preso due difensori di ex nazionale che hanno giocato insieme, quindi insomma in difesa ci può stare più o meno tranquilli, penso. Però penso che Valdagno può dare di più in attacco magari rispetto alla sua stagione. Sì, in difesa sicuramente hanno puntato sull'esperienza, su questa sincera. No, i due giovani che sono arrivati sono molto bravi, questo si devono un po' adattare, ovviamente adesso è presto, tanti lavoro sono ancora, si fanno sentire. Io gli auguro di trovare la condizione prima possibile, però comunque le qualità ce l'hanno tutte. Grazie.